Onorevole Guccione, ennesima denuncia sulla vergognosa gestione dell'ASP di Cosenza. Parliamo di cifre esorbitanti per ritardi di pagamento e interessi. Sì, su un capitale di circa 3 milioni e mezzo, il giudice, anche perché l'ASP di Cosenza non si è presentata all'udienza, ha condannato l'ASP a pagare 2 milioni 333 mila euro di interessi per ritardati pagamenti e 182 mila euro di spese legali. Ma questa vicenda non è finita qui perché parliamo di 5.000 fatture che il commissario ad acta nominato dal TAR della Regione Calabria ha dovuto mettere sotto la lente di ingrandimento e lo stesso commissario si è riservato, perché all'ASP non risultano alcune fatture che l'IFIS Banca ha chiesto il pagamento perché non sono registrate nella contabilità dell'ASP di Cosenza, sono alcune migliaia di fatture, e ha chiesto la copia autentica a IFIBanca per verificare se sono dovute o non dovute. Quindi questa vicenda ancora è molto aperta alla verifica di questa questione che riguarda queste fatture che non risultano nella contabilità dell'ASP. Ancora avremo altre novità, quindi il buco dell'ASP di Cosenza aumenterà di molto. Ecco, come lei ha ripetuto più volte, non si indigna da solo da politico, ma soprattutto da cittadino. Certo, perché quei 2 milioni e mezzo tra interessi moratori e spese legali dovevano servire non a pagare le parcelle degli avvocati o rimpinguare gli interessi per il ritardo di pagamento di Telecom o delle case farmaceutiche, dovevano servire a pagare le cure dei cittadini, le cure che riguardano i malati oncologici, le cure che dovevano riguardare l'acquisto delle medicine, i farmaci per quanto riguarda gli ospedali di competenza dell'ASP, sono stati sottratti alla vita dei cittadini. Questo è fatto grave e io mi auguro che, questo ho chiesto a Cotticelli, al Presidente Oliverio, che si individuino i responsabili di tutto questo. Un Bene. danno grave non solo alle casse dell'ASP, ma un danno grave alla salute dei cittadini, perché quelle risorse avevano una finalità, invece sono servite a fare altro.